Ricomincio da nuovo con una partita che sulla carta sembra leggera, ma secondo le volte che insidia. Le insidie ci sono sempre, perché comunque è una squadra di giovani, così dicono, comunque tutti fatti in casa, pertanto ci metteranno sicuramente quell'ardore, quell'aspettagonistico che sta a noi ridurre ai minimi termini, facendo la partita subito come l'ha fatto il Messina, facendo gol e poi renderla tra virgolette un po' più tranquilla. Il Cosenza come ci arriva? Fra Parigi e casa? Il Cosenza ci arriva con qualche acciacco, però in generale abbastanza bene. Abbastanza bene. Lo spirito è quello giusto, la voglia c'è, gli ingredienti ci sono, bisogna soltanto ripartire, perché dobbiamo cancellare immediatamente l'ultima partita fatta sempre in terra sicula, ci ha lasciato un brutto ricordo. Pertanto, indipendentemente dall'avversario, è importante la prestazione, è importante segnale di crescita sotto alcuni punti di vista, dalla concentrazione comunque da tenere per tutti i 95-100 minuti, alla cattiveria agonistica sia in fase di possesso che in fase di non possesso, tutti quegli ingredienti che ci devono accompagnare in queste 17 finali che ci aspettano da qui fino al 5 maggio. Quindi andando su questo, il fatto che alcune sconfitte nella prima partita sono state causate da errori individuali, da mancanza di concentrazione, non hanno molto in questa pausa su questo aspetto, visto che comunque non ci sarà Merlo Parisi che dava un po' di esperienza per la difensiva. Sì, ma io al di là del capitano, che ripeto, rimane sempre un elemento di riferimento per la personalità, per il ruolo che ricopre, al di là di quello del giocatore, di capitano in tutti i sensi e di professionista, ma ho ampia fiducia nel resto dei compagni di reparto, perché ritengo che Sicignano, Parenti, Scigliano abbiano margini di crescita notevoli, quindi prima o dopo devono uscire fuori, anzi questo li può aiutare a responsabilizzare ed eventualmente a crescere. Poi non vorrei più parlare di quello che è stato, perché ne abbiamo parlato tantissimo, se ne è discusso tanto, vedo che anche chi non sa, o meglio non dovrebbe, a meno che qualcuno lo informa, sapere cose all'interno dello spogliatoio si permette di giudicare quelle che sono state le nostre prestazioni, cose che io non sognerei mai di entrare nel lavoro degli altri, però evidentemente qualcuno è più informato di me, sa più di me quelli che sono stati gli errori o gli orrori che hanno causato, diciamo, la maggior parte delle reti incassate. Detto questo, ripartiamo come se fosse il primo giorno, quindi la prima partita, sperando che, ecco, alcuni film non si rivedano, perché l'abbiamo già visti tante volte e quindi ci hanno annoiato. Parliamo dei singoli che arrivati da Matteo Cutubi a Cavallaro a Foderano, sono quelli maggiormente candidati ad essere in campo. Sì, Cutubi c'è stata questa settimana che era, diciamo, si è allenato con noi, dovrebbe partire titolare. Chiaramente bisognerà dargli un po' di tempo per amalgamarsi un po' con i compagni a livello di conoscenza più che altro. Cavallaro penso sia pronto, è un elemento dotato di una buona corsa, di grandi capacità aerobiche, fisicamente sembra che stia bene, pertanto sarà sicuramente alla partita, così come Foderaro, che ha già fatto l'esordio ma partirà dal primo minuto domani. Non penso perché, ti ripeto, come ho detto prima, io non guardo l'avversario che avremo di fronte domani, perché domani
come tutte le partite che ci sono, che in tutte le serie, la prima partita dopo una sosta è sempre difficile per tanti motivi. Per noi lo è ancora di più proprio perché abbiamo lasciato un ricordo negativo, pertanto conta sempre il risultato ma anche la prestazione per dare segnali di maturità proprio in partite come questa, dove hai soltanto da perdere e non ti puoi permettere il lusso di fare qualche errorino, via, chiamiamolo così. Posto? Grazie.